Ciao a tutti ragazzi, sono Rizzi e sono tornato con questo mio nuovo video. Oggi siamo qua con il 24esimo episodio delle interviste di GTF. Oggi sono qua in compagnia con GTF Kratos. Bella. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scrivermi nei commenti chi vorreste che sia il prossimo intervistato e magari anche una domandina per lui, anche se poi successivamente vi chiederò di farmi una domanda appunto al prossimo intervistato sulla fanpage, ma non bastano mai, quindi scrivetemele pure anche qua sotto nei commenti. Io direi che se Kratos è pronto si può subito iniziare con l'intervista. Vai subito. Ok, la prima domanda chiede: perché hai deciso di chiamarti GTF Kratos? Allora, diciamo, il mio nome deriva appunto da, come molti sanno, il gioco God of War, che è un gioco esclusivo di PlayStation a cui io giocavo da piccolo. Quando io ho preso la PlayStation 3, non sapevo che nome mettermi, era rimasto impresso questo personaggio che è il protagonista appunto di God of War di nome Kratos, e allora mi sono chiamato The Kratos 99, che è la mia prima gamertag che uso anche ora, quindi è un profilo che uso ancora. E poi, vabbè, ovviamente non è che potevo chiamarmi JDF The Kratos 99, è venuto fuori JDF Kratos. Ok, Molto. quindi sei un dio della guerra, insomma. Sì. E infatti, se notate, nel suo emblema del clan c'è appunto il tizio di God of War in mezzo. Ok, la seconda domanda chiede: quali sono i tuoi altri hobby oltre a giocare? Alla play, ovviamente. Allora, diciamo che faccio una vita abbastanza standard, quindi non ho hobby strani, non faccio ippica né strani hobby, quindi gli hobby sono, diciamo, i soliti di tutti noi adolescenti, quindi boh, si esce con gli amici, pratico uno sport che, vabbè, sì, si può considerare sport, è la palestra, e boh, e nient'altro, non faccio niente di speciale, appunto. Ok, a posto. La terza domanda chiede: come ti trovi nei GTF? Allora, diciamo che nei GTF appena sono entrato, diciamo, ero abbastanza agitato, perché comunque io e GTF è un clan che seguo davvero molto, da quasi gli albori, circa fine MV3, quindi pensate un po' da quanto li seguo. E quindi non sapevo quando sono entrato come mi sarei trovato all'interno, appunto. Per fortuna sono stato davvero accolto benissimo da praticamente tutti i membri, non ho mai avuto litigi in questi ormai 3 mesi che sono dentro, perché sono dentro da circa metà maggio, se non mi sbaglio, e non mi sembra di aver mai avuto litigi con dei membri, quindi penso di avere un rapporto abbastanza buono con tutti. Ovviamente c'è chi con chi magari ho legato di più, ma ci arriveremo dopo con un'altra domanda. Ok, mi dispiace se qualche volta sentirete qualche laggata, ma purtroppo siamo in chiamata Skype e le nostre connessioni sono quelle che sono, e quindi ogni tanto ci sarà qualche scatto di lag, ma non mi sembra niente di troppo esagerato, quindi spero che comunque l'audio non esca fuori uno schifo, ma fino ad ora è andato bene, a parte per proprio un secondo di lag. Comunque, io direi subito di partire con la quarta domanda, che chiede: con chi è legato di più nei GTF, appunto? Appunto, questa domanda a cui volevo arrivare è sicuramente le due persone con cui ho legato di più sono Alien e Retentive. Comunque non cito gente come Milan, Pub aspetta, Milan, Pub e Riot e Jakey, perché comunque ero già con loro negli Sly, e ovviamente anche con Lori. Però diciamo queste 3 persone sono quelle persone che non conoscevo, cioè che conoscevo poco e con cui ho legato di più all'interno. Quindi saluto tutti, ciao Lori. Ciao. Comunque, la quinta domanda ce la fa Element, se non sbaglio, e chiede: quando è stata la tua prima volta che hai giocato a COD e penserai un giorno di smettere o punti ad arrivare al tuo sogno, a seguire il tuo sogno, scusa, in alto? Non l'ho letta malissimo, va bene, però spero che si sia capita. Sì. Allora, diciamo che io, a differenza di molti, COD non l'ho conosciuto andando a casa di amici a giocare, e qua diciamo la cosa è abbastanza strana, ma io l'ho scoperto COD guardando dei video di Battlefield su YouTube, perché come magari qualcuno sa, io giocavo a Battlefield e quindi diciamo ho scoperto grazie a quello COD, e la prima volta che ho giocato COD è quando mi è stato regalato a Natale, del 2012, se non mi sbaglio, Call of Duty Black Ops 2. E niente, la seconda parte della domanda non me la ricordo. Se penserai un giorno di smettere o punti ad arrivare in alto inseguendo il tuo sogno? Visto, adesso l'ho Allora. letta bene, quindi ho dimostrato che so leggere alla fine. Allora, diciamo che adesso come adesso non penso che, boh,
possa giocare a COD a vita, anche perché COD non può darti un futuro. COD per ora è solamente un, cioè, è solamente un passatempo, e credo che prima o poi negli anni un po' la voglia andrà a scemare e piano piano smetterò di giocare. Però comunque, intanto che ho tempo e ho voglia di giocarci, mi godo questo tempo. Per ora non credo di avere obiettivi per il futuro, come, non lo so, diventare un grande youtuber che fa COD o un competitive player che fa COD, appunto, cioè che gioca a COD. Quindi no, niente, diciamo che prima o poi credo di smettere. Ok, la stessa domanda chiede: ti piace di più fare competitive o pub stomping? Allora, intanto saluto Chuck perché ha fatto lui la domanda, ciao Chuck. E allora, diciamo che io prediligo il pub stomping, ma in questo periodo sto giocando più competitive, che è un po' un controsenso. Perché? Perché diciamo che Advanced Warfare, per quanto riguarda la pubblica, non è fatto benissimo. Invece per quanto riguarda il competitive è fatto decentemente. E in questo periodo mi sono abbastanza stancato della pubblica, quindi sto dedicando diverso tempo al competitive, che è una cosa che, diciamo, consiglio un po' a tutti, perché alla fine è divertente, anche se le prime volte non lo è troppo, perché prendi delle legnate rare. Io mi ricordo ancora una dubs con Lori dove io ho fatto 0-8 e abbiamo perso, non per colpa mia, no, non è che ho fatto 0. Questo, diciamo che piano piano, imparando a giocare, diventa sempre più divertente. E quindi è una cosa che consiglio abbastanza a tutti, anche perché dopo un po' la pubblica può stancare, si cerca qualche stimolo nuovo, ecco. Perché probabilmente se non fosse stato per il competitive, a V l'avrei un po' abbandonato in questo periodo. Invece il competitive mi ha dato, cioè, comunque ho voglia di imparare qualcosa, perché se sei pubblica non sai per forza giocare competitive. Quindi c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare, appunto, giocando nel competitive. Ok, la settima domanda chiede: qual è lo scopo ultimo del tuo giocare? Allora, adesso come adesso, lo scopo, oltre ovviamente al divertirsi, che purtroppo dico, facendo pub stomping, scusa, il concetto del divertirsi è un po' astratto, ecco, perché comunque quando fai pub stomping, soprattutto magari essendo, cioè, visto che sono arrivato a un livello abbastanza alto, almeno perché ritengo ovviamente il GDF un grande obiettivo, ecco, e oltre a divertirsi, comunque c'è l'aiutare, appunto, il GTF Clan, cercando di fornire i migliori gameplay che mi possono riuscire. E niente, appunto, sulla storia del divertirsi, un po' il pub stomping non aiuta, perché ti crea ovviamente molta pressione. Diciamo, ok che si tratta di un gioco, però quando sei lì magari in serie per un attacco di sotto, se adesso vai, ti crea una certa pressione comunque essere in grande serie. Se magari faili o muori, ti arrabbi. Però comunque è lo stesso divertente, quindi per ora il divertimento, appunto, è aiutare il GTF Clan a crescere grazie anche al gameplay. Ok, l'ultima domanda, ovvero l'ottava, chiede: cosa ti aspetti e cosa farai su Black Ops 3 principalmente? Allora, io da Black Ops 3 mi aspetto abbastanza, credo che sarà un COD come tanti, non lo vedo così, così trascendentale. Io spero, cioè a me piacerà sicuramente, perché COD mi piace, punto e basta. Che sia un bel COD, che sia un brutto COD, io lo giocherò, perché COD è COD, punto e basta. E io spero solo davvero che piaccia alla community, per poter anche portare più in alto la community di COD. Che, boh, ragazzi, se guardate i video di 2 anni fa c'era solo COD, poi e poi adesso non si sa perché è solo video di FIFA e Minecraft. Quindi spero che ci sia questa rinascita di COD. Lo spero davvero, anche grazie a Zombie, soprattutto perché può dare una gran visibilità per quelli che sono i video apprezzati adesso. Perché adesso la gente, più che apprezzare, magari come una volta si apprezzavano i grandi montage, i grandi risultati su YouTube. Adesso la gente, quando va a cercare un video, va a cercare solitamente video divertenti. E quindi grazie a Zombie potremmo, ecco, potranno fare video divertenti quelli big, e quindi anche la gente si interessa solo a Zombie, manca COD in generale. I miei obiettivi su Black Ops 3, sono i soliti, quindi continuerò con il pub stomping. Cercherò anche di impegnarmi qualcosina in più nel competitive, perché lo ammetto, è una cosa che davvero mi sta piacendo ultimamente. Quindi cercherò di impegnarmi un pochino di più. Non dico che diventerò un competitive player, però voglio comunque arrivare a un livello decente, ecco. E niente, Ok, niente ragazzi, qua l'intervista è finita. Io vi ricordo come al solito di scrivermi nei commenti chi vorreste che sia il prossimo intervistato, e magari anche una domandina per lui. Ringrazio tantissimo Kratos per essere morto per noi oggi qua in questa intervista. E niente, io gli lascio la parola se proprio vuole dire qualcosa, altrimenti passiamo subito ai saluti. E niente ragazzi, lasciate un like, un commento, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale.
ma ha sostituito l'outro, quindi va benissimo. Esatto. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.